Ciao a tutti! Oggi provo a fare questo video in cui vi spiego come ho costruito questo mini album. Per la struttura, non mi dilungherò troppo, ma vi rimando al tutorial a cui mi sono ispirata di My Sister Scrapper e per la precisione TP Rollers Vertical Mini Album, in cui lei ha utilizzato i tubi dei rotoli della carta igienica per le pagine interne. Io in realtà non ho utilizzato i tubi della carta igienica, ma ho utilizzato questa scatola, che è il contenitore di un torrone, e ho utilizzato tre di queste scatole che ho diviso a metà. Quindi ho ottenuto sei pagine. Queste. Ve le faccio vedere, sono un po' più grosse rispetto ai tubi della carta igienica, anzi un po' più lunghe, perché se prendiamo questo tubo e lo mettiamo, potete vedere che sono leggermente più grosse. Pensavo che si potrebbe fare un mini album utilizzando anche le scatole degli spaghetti, che sono decisamente più grosse, però insomma può essere un buon metodo per riciclare scatole che andrebbero buttate. La carta che ho utilizzato è questa della Dovecraft Sugar and Spice, e questo è il formato 8x8. È molto carina, è colorata. La copertina, praticamente ho utilizzato questo cordino fissato a questo bottone, e per chiudere basta girarlo intorno a quest'altro bottone. L'album rimane chiuso. Ho attaccato dei fiorellini, alcuni già fatti, e tra l'altro della stessa collezione della carta, a cui ho semplicemente aggiunto un fermacampione verde qui, un fermacampione arancione a forma di fiorellino qua, alcune foglie. Questo invece, questo fiore l'ho fatto seguendo un altro tutorial che ho visto su YouTube, e all'estremità del cordino ho aggiunto due perline e quest'altra perlina di legno a forma di fiorellino rosa, che comunque stava bene con il resto della carta. Allora, apriamo la prima pagina, molto semplice. Ho attaccato la foto ad un pezzo di carta in fantasia che ho tagliato con le forbici decorative, si vede il motivo. Ho distressato praticamente tutto in questo mini album con il Distress Ink Fried Burlap, che è quello che solitamente uso. Ho incollato questo fiore che ho fatto con la carta, ops, scusate, e ho ritagliato dalla carta questo cerchio con la scritta Sweet, e ho incollato tre mezze perle rosa per abbellire insomma la pagina, visto che era semplice. In questa pagina ho creato tre portafoto. Il primo l'ho attaccato direttamente alla pagina, gli altri due li ho fissati al primo con un fermacampione a forma di fiorellino e altri due fiorellini di carta. Ogni foto l'ho attaccata su un pezzo di carta in fantasia e ho arrotondato, ho creato questo motivo nell'angolo con la fustella, qua si vede meglio. Questo. E questo motivo è lo stesso che ho usato per tutte le tag.
in tutte le tag che sono uguali, ho utilizzato lo stesso motivo. Le tag sono molto semplici, perché appunto ho fustellato gli angoli, due angoli con questa fustella, ho con un cerchio di cartoncino piegato ho creato questo punto più rigido per tirarla fuori dal pocket e ho incollato le foto. In questa pagina ho creato questa taschina strappando questo pezzo di carta in fantasia che ho distressato con l'inchiostro. Ho poi fustellato con la fustella apposta queste tre targhette. E due le ho abbellite con la carta in fantasia, queste due. E in una sul retro ho attaccato la foto, mentre nell'altra ho creato questo mini spazio per scrivere con un timbro, usando sempre l'inchiostro Fried Burlap. E in questa anche ho usato un timbro per creare questo motivo. E sul retro ho attaccato la foto. Per abbellire la taschina ho attaccato dei bottoni colorati e a ogni bottone ho aggiunto uno spago colorato per completare. Questa pagina ho creato questo doppio portafoto in questa maniera. E per abbellirlo con la fustella quadrata ho fustellato dalla carta fantasia questi quadratini che ho incollato per creare una specie di mosaico. Ho poi aggiunto questa farfalla che ho cercato di rendere lucido, probabilmente non si vede tanto, con il Glossy Accent e ho aggiunto questi cuoricini adesivi. Ah, ho poi riquadrato il tutto con questa falsa cucitura fatta con la penna gel bronzo. E questo portafoto l'ho fissato alla pagina attraverso questa clip a spirale. Questa qua. La tag è come l'altra. Sì, molto semplice, con le due foto. Questa pagina c'è lo spazio per una sola foto che ho arrotondato con la fustella angolare. Ho ritagliato queste farfalline dalla carta fantasia. E alcune le ho abbellite con gli Stickles Diamond, mi sembra, sì, questi qui. Mentre in altre, come ad esempio questa, ho aggiunto questi brillantini adesivi in questa. E la foto l'ho riquadrata sempre con una falsa cucitura fatta con la penna gel bianca. In quest'altra pagina ho creato questa bustina che ho chiuso con questo fermaglio, questa chiusura, però non mi piaceva il colore, non andava bene con il resto della carta e quindi con la polvere da embossing rame l'ho imbossata. E l'ho fermata alla pagina con questo fermacampione arancione, a forma di fiorellino che richiama un po' i fiorellini della carta. All'interno ho messo un cartoncino, un semplicissimo cartoncino che per il momento è vuoto e bianco, anzi azzurro, dove volendo si può scrivere o incollare eventuali altre foto. E questa bustina crea anche un altro pocket perché
l'ho incollata solo su tre lati e ho creato questa tag a cui ho aggiunto un fiore di legno e ho timbrato con l'embossing, la polvere da embossing trasparente, questo motivo. E poi con i distress ink ho colorato il resto. Il retro è arancione. E qui ho ritagliato dalla carta un fiorellino che ho incollato. La tag è uguale alle altre. Questa pagina ho creato un'altra tasca, questa, ritagliando questi cerchi dalla carta in fantasia, questa qui, adesso non tiro fuori tutto il foglio, comunque questa. E ho creato questa tasca. E in questa taschina ho messo questa tag che è finta pelle rosa con questo nastrino. E sul retro ho aggiunto questa carta rigata sempre sulle tonalità del rosa e ho messo la foto. E ho creato anche quest'altra tag arrotondando i due angoli inferiori. E creando con il border punch scallop il bordo superiore. In questa pagina ho creato un altro tipo di tasca con un'altra carta fantasia. Ho attaccato una strisciolina creata sempre con lo stesso border punch che ho usato qui, in bianco. Ho disegnato questa falsa cucitura con la penna gel bianca. Ho aggiunto questo fiore che ho fatto sempre con la carta in fantasia, fermato con un fermacampione marrone. E ho creato questo portafoto, sempre doppio, ma che si apre diversamente in questo senso. E ho aggiunto queste due foto. Tag uguale alle altre. In questa pagina ho creato questo frame di cartoncino che ho, vedete che è spessorato, l'ho incollato con gli adesivi spessorati e ho creato questo portafoto mettendo un pezzo di acetato in questa finestra. Ho poi ritagliato la parentesi da un cartoncino e l'ho ricoperta con la carta in fantasia. In quest'altra pagina ho creato un'altra taschina ritagliando questi fiori da una carta che però non è di questa collezione, ma di un'altra collezione, ma mi sembrava che potesse comunque andare bene come colori. Mi piaceva il motivo floreale e quindi ho provato a farlo con questo. Ho creato sempre il portafoto. Questo è molto semplice. Tag come le altre. Altra pagina semplice con una foto sola. Ho ritagliato a mano. Ops. Questo motivo dalla carta in fantasia. Ho
Ho incollato la foto a cui ho arrotondato gli angoli ad un pezzo di cartoncino grigio a cui ho arrotondato gli angoli. Ho aggiunto dei brillantini a forma di cuoricino anche qui, rosa, e questa striscia di brillantini rosa per abbellire un po'. In quest'altra pagina ho invece provato a creare più spazio per le foto e quindi adesso vi faccio vedere. Ho messo tre foto qua e qui invece ci sono due spazi per scrivere. E qui ho utilizzato un timbro a quadrettini, sempre usando l'inchiostro Fried Burlap, e poi ho aggiunto invece due spazi dove magari metterò altre foto in carta in fantasia. Ho chiuso il tutto con un nastrino di raso marrone e ho aggiunto questo ritaglio di cartoncino rosa su cui ho embossato questa scritta Enjoy Life's Moment e ho fermato con un fermacampione alla pagina. In questa pagina ho creato quest'altro tipo di bustina che è chiusa in questa maniera con questo cordino. Il cordino è fissato a questo fermacampione e gira intorno a quest'altro fiorellino che è sempre fissato con un altro fermacampione. E all'interno ho messo un'altra foto. Ho aggiunto anche una perlina che richiama un po' quella del cordino della copertina. L'ultima pagina ho creato questi fiorelloni usando la fustella scallop. Ho ritagliato queste due forme. Ho poi avvolto il cordino intorno al cartoncino, ho incollato questi due cerchietti di cartoncino per creare un centro del fiore e ho poi creato questo portafoto. Praticamente ho utilizzato la carta, la stessa carta che ho utilizzato per fustellare questo, mi era rimasto il buco e quindi ne ho approfittato per creare questo spazio per scrivere, che ho appunto abbellito con la penna gel bianca, ho attaccato la foto. I due fiori li ho incollati solo in questo punto qui, di modo da lasciare lo spazio per poter infilare quest'altro pezzo di cartoncino. E questo è il mio mini album fatto con le scatole del torrone. Spero di non avervi annoiato. Per qualsiasi commento o spiegazione, non esitate a scrivermi. Ciao a tutti, grazie.